Contrariamente a Windows 10, che potrebbe essere installato anche su PC di 10 o 15 anni fa, Windows 11 ha requisiti di sistema davvero molto stringenti. Ciao, sono Zane di Turbolab.it e in questo video vedremo proprio quali sono i requisiti minimi di sistema per poter installare Windows 11 e risponderemo alla domanda: il mio PC attuale è compatibile con Windows 11, sì o no? E se non è compatibile, che cosa posso fare? Se l'argomento ti interessa e vuoi provare Windows 11 sul tuo PC, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolab.it con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Bene, ma partiamo proprio da rispondere a questa domanda: il mio PC attuale è compatibile con Windows 11? Ebbene, Microsoft ha rilasciato un utility che mostra proprio questa indicazione, ovvero dà un'indicazione chiara se il PC sulla quale viene eseguito sia compatibile o meno con Windows 11. Quindi per scaricare questo utility apriamo il nostro link turbolab.it/3300, eccola qua, scendiamo un po' fino a visualizzare questo collegamento, controllo integrità PC Windows, clicchiamo quindi qui per scaricare questo utility. Ci sceglierà un file come questo, eccolo qua, abbiamo la semplicissima procedura di installazione, basta cliccare ok, arriviamo già alla fine e assicuriamoci di spuntare la casella apri controllo integrità PC Windows per avviare immediatamente il nostro programmino, eccolo qua, clicchiamo quindi controlla ora in corrispondenza della dicitura introduzione a Windows 11 e dopo una breve elaborazione ecco qua la risposta. In particolare l'utility ci spiega che questo specifico computer, il mio computer fisso sul quale sto eseguendo il programma, non è compatibile con Windows 11. Non potrò quindi aggiornare ed installare Windows 11 su questo specifico computer. Ora, la primissima versione di questa utility era una vera schifezza, mentre invece ora Microsoft ha migliorato tantissimo le cose e in particolare l'utility ci dice anche i motivi per i quali il computer non è compatibile con Windows 11. In particolare il computer sul quale lo sto seguendo in questo momento non è compatibile perché manca il chip TPM 2.0, ne parleremo fra un attimo, e in più il processore, la CPU del computer non è fra quelle indicate come compatibili. Se poi clicchiamo qua sotto su visualizza tutti i risultati vediamo gli altri requisiti e gli altri test, anche quelli che sono effettivamente passati. Comunque sia come sia, nonostante questo computer abbia abbastanza memoria, abbia abbastanza spazio su disco, manca il chip, il processore non è compatibile e quindi non può essere aggiornato. Se anche il tuo PC come il mio non è risultato compatibile, però non disperare, fra un attimo vedremo nel dettaglio tutti i requisiti, però ti voglio segnalare fin da subito che seguendo il link che trovi qua sopra potrai visualizzare il mio video nel quale ti racconto come installare Windows 11 anche su un PC non compatibile. In un caso come questo in cui il computer non è compatibile dobbiamo dare un'occhiata alle specifiche per capire meglio il motivo. In particolare se torniamo qui sul nostro articolo turbolab.it/3300 ci sono tutti i requisiti di sistema minimi per Windows 11. In particolare è necessaria una CPU che deve essere di tipo dual core, le vecchissime CPU quindi single core non sono più compatibili, e deve avere il supporto ai 64 bit. Ebbene sì ragazzi, infatti Windows 11 è disponibile unicamente in compilazione a 64 bit, le vecchie CPU limitate alle istruzioni a 32 bit non sono quindi più compatibili. La velocità minima invece di 1 GHz è abbastanza comune, non dovrebbero esserci problemi. Per quanto riguarda gli altri requisiti, ci sono 4 GB di memoria RAM, 64 GB di spazio su disco che chiaramente non verranno occupati tutti, però il disco deve avere una capacità complessiva di almeno 64 GB. La scheda madre deve poi utilizzare UEFI, quindi UEFI, e avere il Secure Boot. Quindi ragazzi, i vecchi computer dotati unicamente del vecchio BIOS o BIOS, che dir si voglia, non sono compatibili con Windows 11. In particolare poi deve essere presente il chip TPM, quindi il Trusted Platform Module versione 2.0, che è appunto uno dei requisiti più limitanti proprio per la compatibilità di Windows 11. Per il resto deve essere presente una GPU DirectX 12, però la maggior parte dei modelli in circolazione ancora oggi lo sono. Deve esserci presente uno schermo da 9 pollici alla risoluzione 720p, ma questo di nuovo non è un grosso problema. E per quanto riguarda l'edizione home è necessario il collegamento internet attivo
dispositivo durante l'installazione iniziale. Bene, entriamo un pochino più nel merito di queste specifiche. Per quanto riguarda la CPU, dunque per le famiglie principali Intel e AMD i requisiti sono questi, quindi serve un Intel Core di 8ª generazione. Quindi se la tua CPU Intel ha un numero inferiore a 1000, oppure è 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 e anche le ultime 7000, probabilmente non è compatibili. Sono infatti compatibili solo i modelli che iniziano con un 8000. In realtà ci sono ancora anche alcuni pochissimi modelli specifici di CPU delle famiglie di 7ª generazione, quindi che cominciano con il numero 7, che sono compatibili, ma sono veramente pochissime. Invece per quanto riguarda AMD è necessaria una CPU Ryzen almeno di 2ª generazione, quindi il numero che comincia con 2. Quindi le CPU Ryzen di 1ª generazione non sono compatibili. Se poi scorriamo ancora qui sotto nell'articolo, vi ho lasciato i link alle liste complete di compatibilità Microsoft. Quindi seguendo questi collegamenti per AMD, Intel oppure Qualcomm vedremo la lista completa di tutti i modelli che sono compatibili. Oltre infatti a quelli che ho appena citato, che sono le due linee principali, sono infatti presenti anche alcuni Atom, Celeron, Athlon e Snapdragon, che sono appunto compatibili con Windows 11. Per quanto riguarda la memoria RAM, mentre Windows 10 inizialmente richiedeva 1 GB, mentre le nuove compilazioni ne richiedono almeno 2, per quanto riguarda Windows 11 è necessario che siano presenti almeno 4 GB di RAM. Ora in realtà questa non è una grossissima limitazione, infatti 4 GB era proprio la quantità minima di memoria che raccomandavo di utilizzare anche nel mio articolo dedicato a quanta RAM scegliere, quindi questo non dovrebbe essere un grosso problema. Per quanto riguarda lo spazio su disco, sono necessari almeno 64 GB di capienza totale del disco sulla quale andremo ad installare il nostro Windows 11. Dove invece ci sono fortissime limitazioni e novità è proprio sulle caratteristiche della scheda madre. Come dicevamo poco fa, è obbligatorio quindi UEFI, il Secure Boot e il chip TPM 2.0, che sono caratteristiche proprie della scheda madre. Se non ci sono, non ci sono altre soluzioni se non sostituire la scheda madre. Ora, in realtà, per quanto riguarda un unicamente il chip TPM 2.0 è possibile acquistare il chippettino da solo ed installarlo manualmente sulla scheda madre, ma è un'operazione un po' specialistica e questi chip stanno andando a ruba, quindi è anche difficile trovarli. In linea di massima l'indicazione generale è che se queste caratteristiche non sono presenti sulla scheda madre, non sono offerte sulla scheda madre, è necessario sostituirla. Ora, una nota importantissima per quanto riguarda il chip TPM 2.0: se il PC soddisfa già a tutte le altre caratteristiche, ci sono ottime possibilità che sia presente anche il chip TPM 2.0, ma che sia semplicemente disattivato. Infatti moltissimi PC che forniscono comunque il chip, quindi è fisicamente presente sulla scheda madre, vengono forniti con questo chip disattivato di default. Quindi come risolvere il problema? Devi entrare nella configurazione dello UEFI del tuo PC, dell'UEFI, e andare a spulciare tra le impostazioni se è presente un'impostazione attiva o disattiva chip TPM. Probabilmente, come dicevo, se l'unica caratteristica che l'utility non rileva è proprio l'attivazione o disattivazione di questo chip, ti basterà impostarlo su attivato, riavviare l'utility e vedrai che dovrebbe essere rilevata e potrai avere la compatibilità con Windows 11. Proseguiamo rapidissimamente anche per verificare quali sono le compatibilità delle GPU e delle schede video. Appunto, come dicevamo poco fa, la GPU deve essere compatibile con DirectX 12 e il produttore deve aver rilasciato un driver VDDM in versione 2.0. Ora parliamo veramente di schede video molto vecchie, la maggior parte di tutte quelle rilasciate già addirittura dalla 4ª generazione dei processori Intel, AMD già dalla serie 7000 e GeForce addirittura dalla vecchissima generazione 600 sono già compatibili con DirectX 12. Quindi in questo caso non mi aspetto grossi problemi. Se per caso dovessi avere qualche problema, quello che ti consiglio di fare è di andare sul sito del produttore e verificare se sono disponibili i driver aggiornati e installarli sul tuo PC. Non dovrebbero esserci grossi problemi per quanto riguarda la scheda video. Stessa cosa per quanto riguarda lo schermo: Windows 11 richiede un display almeno da 9 pollici e una risoluzione di 720 pixel. Anche in questo caso non mi aspetto proprio problemi, perché proprio la maggior parte dei PC, anche quelli molto vecchi, offriva una risoluzione di 1366x768 pixel. Quindi ad essere esclusi e incompatibili per via dello schermo saranno probabilmente solo i vecchissimi tablet, quelli usciti con Windows 8 installato di default. Ultimissimo appunto riguarda la necessità di avere il collegamento internet attivo. Infatti Windows 11
in edizione Homer ha questa. Il requisito richiede appunto la presenza di un collegamento ad internet, perché è obbligatorio utilizzare l'account Microsoft. Non è più possibile installare Windows 11 Home con un account locale. Prima di salutarti ti ricordo di nuovo il mio video qua sopra dedicato a come installare Windows 11 su qualsiasi PC, anche se è incompatibile. Bene, da zanadinturbla.it è tutto, come al solito fammi sapere cosa ne pensi dei requisiti di Windows 11, se il tuo PC è risultato compatibile oppure no. I commenti qua sotto sono a disposizione, fammi sapere tutto quello che ti passa per la testa. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video sul mondo della tecnologia, Windows, Linux, Internet, Bitcoin e tutto il mondo PC, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Mi raccomando, non dimenticare di cliccare la campanella. Al prossimo video, ciao!